Cambiamo argomento e parliamo proprio di queste festività natalizie e oramai dobbiamo essere sempre più belle, soprattutto l'ultimo dell'anno. E quindi oggi andremo alla scoperta di quale potrebbe essere l'acconciatura dell'anno per la fine ma anche per l'inizio del nuovo. E lo faremo in compagnia della nostra ospite, quindi diamo il buongiorno a Valeria Di Costanzo, professoressa degli acconciatori maschili e femminili della scuola ACEF. Buongiorno. Buongiorno. Naturalmente oggi andremo alla scoperta di tutti quei look che occorreranno per essere belle in queste festività natalizie, ma ce n'è una in particolare, molto originale, che potremo preservare per l'ultimo dell'anno. Certo. Tant'è vero che abbiamo qui un'equipe, vero? Sì, sì. Per mostrare al pubblico la preparazione. Allora, qual è questa pettinatura da consigliare anche al nostro pubblico e anche a me magari? Oggi va un po' di moda tutto quello che piace portare. Però in particolare ci sono questi ciuffi un po' da pin-up, un po' più estrosi. Un po' più estrosi. Un po' più estrosi, sì, da poter aggiungere su un qualsiasi tipo di acconciatura che comunque la si vuole portare. Nel caso suo c'è un'acconciatura che ha già una base. Sì, morbido. Ha già una base, ha un ciuffo un po' da pin-up, in effetti. Sì, ed è un'acconciatura che piace. Che tendenzialmente, diciamo, ideale tende, per l'ultima dell'anno. Sì, ideale per l'ultima dell'anno, tende un po' tutta lateralmente e adesso, particolare. È particolare. Particolare. Adesso vedremo sì. Quale sarà la fase di preparazione con naturalmente ragazzi, comunque esperti. Oggi parliamo anche di un altro argomento, perché io l'ho presentata come professoressa degli acconciatori maschili e femminili di certo. ACEF. Allora c'è una domanda, perché questo è un settore che piace tanto ai giovanissimi, alle giovanissime e giovanissimi, ma come si diventa parrucchieri? Per prima cosa bisogna avere i 2 anni regionali. E poi per un terzo, diciamo, per la specializzazione, dove con il terzo puoi avere la possibilità di poi renderti autonoma avendo un negozio aperto al pubblico. Quindi al di là del diploma scolastico ci vogliono la specializzazione a livello regionale, quindi devono 2 anni. Devono esserci tutti e 3 anni. Con i primi 2 anni regionali non hai la possibilità di aprire un negozio. Ma hai la possibilità però di andare di andare in un centro e di lavorare in un qualsiasi negozio, però se vuoi aprire un negozio, tenere un negozio aperto al pubblico, hai bisogno della specializzazione. Quindi 3 anni di corsi necessari. Di corsi. Ma i corsi come, nel senso, io decido di effettuare, quindi oggi un corso di 3 anni, sì. A chi rivolgermi? Andare in una scuola professionale riconosciuta a livello regionale e internazionale, in questo caso ACEF, in questo caso, e chiedere, diciamo, del corso acconciatori come prima, secondo e terzo anno di specializzazione. E la ragazza che stiamo vedendo? La ragazza che stiamo vedendo è soltanto al primo anno. Ed è già bravissima. Ed è già bravissima. Io vorrei, perché noi l'abbiamo inizialmente, ed è trascorso pochissimo tempo, ho visto questa base di capelli, però già l'acconciatura è a un buon livello, quasi di finitura, direi, sì, vero sì, Valeria? Sì. Vediamo È le quasi immagini. Finita, sì. Quindi in realtà lo studio prevede, al di là del tecnicismo, nel senso che capire come funziona, qual è la qualità del capello, quali possono essere sì. le dinamiche. Sì. Adesso si studia anche il corpo umano per diventare parrucchieri, per diventare acconciatori, si studia la chimica, si studia la biologia, si studia la fisica. Certo. Perché comunque è anche giusto che la cliente sappia cosa bisogna essere professionali, diciamo, perché quando certo, i prodotti che usa, quello che c'è all'interno, tutti gli recipienti che possono essere idonei o idonei naturalmente perfetto, per il tipo di pelle della cliente, quindi perfetto, c'è comunque tanta non è professionalità. Non è soltanto mollettina, acconciatura o taglio trendy, ma c'è uno studio e c'è un lavoro dietro che è giusto che si faccia, perché un lavoro notevole, quello che stiamo vedendo anche oggi, la rapidità. Tra l'altro c'è molta richiesta da parte del pubblico specifica, specialmente durante le festività natalizie, ad essere sempre più trend che mai, essere alla moda, essere all'avanguardia. Questo è un altro elemento caratteristico quando si insegna agli allievi. Certo, essere no. all'avanguardia che cosa vuol dire però? Che bisogna stare sempre, bisogna andare come va la moda.
come tendenze, di riferimenti nostri, sì. Per quanto riguarda l'Italia, lei fa da moda o per quanto riguarda lifestyle, abbiamo bisogno di avere come riferimento, come sempre, magari anche per il make-up, la nostra, gli Stati Uniti, anche, la nostra America? Anche, sì, molto. Ci sono molte cose che comunque derivano da lì, che noi mettiamo in pratica. Come noi abbiamo tante cose che partono da qui per arrivare lì e... La pin-up è un qualcosa che comunque riguarda noi dagli anni 50 agli anni 60. Sì, ritorna sì. Questa moda che piace, sì. Che fa glamour, che fa chic, sì. Fa bon ton anche un po'. Per l'occasione, il 31 dicembre, è un'idea da poter mettere a frutto per i nostri telespettatori. Però diciamo che... Siamo sicuri che i nostri parrucchieri siano in grado di realizzare delle acconciature di alto profilo, di alto stile? Oramai ci sono tanti, no, nel sì, settore. Come riconoscere tanti. Un buon parrucchiere da un altro? Ecco, questa è una domanda che molti telespettatori si pongono, perché alle volte non si sa sì, scegliere. Dai tanti corsi che io entro uno deve cosa fare, devo vedere? La prima cosa è vedere prodotti. I prodotti. La prima cosa è vedere prodotti. Se è un prodotto commerciale, se è un prodotto che tu puoi tendenzialmente trovare solo ed esclusivamente in un salone per parrucchieri. La professionalità, perché la si vede subito quando si entra in un negozio. Come mi accorgo se c'è professionalità in centro? Magari anche dall'igiene? Anche dall'igiene e da una sorta anche di rigidità del titolare con gli allievi, ovviamente. Sì, ci sono delle situazioni che ti portano a capire subito se il parrucchiere è quello che tu vuoi. È quello poi, che... poi la donna lo avverte subito. La donna la riesce ad avvertire subito. La nostra bravura è questa, avvertire diciamo subito e capire se è quello che fa per noi e quello che vogliamo noi. Stiamo parlando di moda, stiamo parlando e stiamo consigliando il nostro pubblico per un'acconciatura, quella dell'ultimo dell'anno, molto estrosa ma al contempo chic e nobile. Ma la tendenza moda di quest'anno, o meglio di questo inverno, perché oramai siamo in inverno, sì. E qual è? Quale tendenza? Ecco, i capelli cioè un tempo si portavano corti, un tempo scalati, un tempo lisci, un tempo certo. Morbidi. C'è il periodo, il tempo della frangetta. Come quest'anno questo periodo? Che periodo è? C'è una scelta sempre singolare? Se parliamo della frangia, siamo in questo pieno periodo tempo. Qui, sì. Con capello medio-lungo, ma va un po' tutto. Va tutto quello che a noi piace portare. La cosa bella magari che si può gestire una lunghezza di capello che magari non può piacere agli altri ma piacere a noi con un colore un po' particolare. Il colore quanto è importante? Il colore è importantissimo. Fare la colorimetria è molto molto importante. Sì, molto bisogna importante. Saperla ecco, individuare anche per ogni fototipo, per ogni colore della certo, pelle. Certo, per il viso, per una serie di fattori, serie anche di gusto sì, per quanto anche. Riguarda lo stile nel vestiario certo, e nell'abito. Io certo. Direi di soffermarci magari, se possiamo, ecco, girare la nostra modella e vedere a che punto è l'acconciatura. Adesso la vediamo. Ma c'è questa bellezza, ecco, perché giustamente da un lato è la parte, c'è una parte tirata. Ecco, la possiamo girare un attimino? Ok, vediamo, ok, rigiriamola adesso. Quindi da un lato è tutto tirato, per poi trovarci questo disegno che va a simboleggiare questo accessorio certo, molto luminoso, certo. Una farfalla, mi sembra, una foglia. No, sono delle semplici foglie. Ma sembra, ecco, riprendere il motivo e il disegno comunque dell'acconciatura. Dell'acconciatura, certo. Non è mai è messo tutto studiato. Nulla a caso. Ma come funziona, ecco, nei corsi di acconciature? C'è sempre la modella e qualcuno che si presta? Alle sì. Volte i risultati possono essere sì, anche negativi. Cosa succede? Diciamo che quando uno è preparato il risultato non è mai, è mai negativo. È sempre positivo. L'importante è prepararsi. Quindi anche se le preparazioni, diciamo, dei ragazzi... Per chi vuole fare questo lavoro realmente è molto semplice, non c'è da prepararsi tanto.
Perché io nella manualità... Io però non ci riuscirei ad avere questa manualità, diciamo. Quindi il tuo lavoro è altro. Altro, io non riuscirei. Bellissima l'acconciatura, quindi diamo l'ok anche all'acconciature, ma di quest'anno, poi una richiesta parlando di moda, sì. Poi ci soffermiamo ancora sull'acconciatura bellissima per ultimo dell'anno, vanno di moda molti accessori, i fermaglietti, le mollettine e anche i cosiddetti cerchietti. Certo. Ma sono passepartout i cerchietti oppure no? Sono di moda, fanno moda oppure no? Sono, sì, sono di moda. Sono di moda anche i bottoni. Anche i bottoni fra i capelli? Sì. Wow, questa cosa mi piace. È una cosa particolare, ma è di moda anche il bottone. Il vecchio bottone rotondo, che ferma diciamo, i capelli. Del giaccone della nonna. Bellissimo. Quindi... Va tutto. Una tendenza, quella dell'acconciatura femminile, però in realtà c'è tanta voglia di esaltare anche l'acconciatura maschile, tant'è vero Valeria Di Costanzo è professoressa anche per le acconciature maschili, che in questi ultimi tempi vanno alla pari, no? Certo, di esigenza, certo. Rispetto a quello delle donne, cioè, anzi un'esigenza maggiore. E il capello maschile per l'ultimo dell'anno come deve essere? Lungo, cortissimo. Se parliamo di una media lunghezza, basta guardare Marcus. Un po' bei così. Capelli. Media lunghezza, stile free. Spettinato, libero. Sì, come libero. Po' selvaggio anche. Come va? Naturalmente bisogna anche essere fortunati per gli uomini ad avere una buona qualità del capello. Certo, bisogna essere fortunati anche per le donne, perché non è semplice trovare una bella struttura che ti permette di poter fare qualsiasi cosa. Intanto ricordiamo, 3 anni di specializzazione per diventare un professionista parrucchiere, 3 anni per permettersi di aprire anche un centro personale, diversamente 2 anni di corsi di formazione regionali, però non possiamo aprirci il centro, no, quindi una specificità importante. C'è bisogno della specializzazione. Quindi, 3 anni, importanti, si apre un centro. E intanto godiamo, quindi, in ultima battuta, le immagini dell'acconciatura realizzata da un'allieva di solo di preparazione di 1 anno. No. Lei? Ha iniziato il suo corso a settembre. Tre mesi. Sì. Un trimestre di lavoro, di studio. Sarà bravissima. Sì. Quindi continua a studiare perché il centro dovrebbe aprirlo. Vediamo quindi ancora la pettinatura della nostra bellissima modella, un'idea per l'ultimo dell'anno da portare così con nonchalance, eleganza e tanta bellezza e tanta meraviglia. Giriamoci. Grazie a Valeria Di Costanzo per essere stata con noi, naturalmente grazie anche alla sua equipe molto grazie esperta e professionale. Restate con Mattina 9 Pubblicità.